Se abbiamo messo da parte la mente cosciente, quello spazio è stato occupato dalla mente inconscia, quella per cui 2 più 2 può fare anche 28, 2 più 2 può fare pure 3 uomini in barca. Cioè l'inconscio è quello delle emozioni, abbiamo detto, quello che ci fa fare le cose più assurde, nel bene o nel male. L'inconscio è quello dei sogni, quello nei quali tutto è possibile, anche le cose più assurde insieme a quelle normali. Quindi tutte le tecniche ipnotiche servono a depotenziare la mente cosciente e far emergere la mente inconscia. Allora, se abbiamo 5, dovete deciderlo voi, se abbiamo 5 minuti io faccio delle cose carine, se ne abbiamo 10 faccio delle altre cose carine, se ne abbiamo 15, allora il mio consiglio era sentiamoci, questo CD ci sono due tracce, una da sentire che dura 15 minuti circa, la mattina prima di alzarsi, per iniziare nel modo migliore la nostra giornata, cioè per accedere prima di cominciare la nostra giornata e quindi di affrontare gli stress della vita quotidiana a tutte le nostre migliori risorse per vivere al meglio e al massimo. Ed è previsto anche il risveglio, cioè è già registrato il risveglio, quindi non abbiate paura di perdere 15 minuti, diciamo della mattina, posso dormire un quarto d'ora in più. No, quello è il modo migliore di impiegare quei 15 minuti. E la traccia 2 invece, che dura tre quarti d'ora, è per la sera, per lasciarsi addormentare sul rilassamento ipnotico. Cioè, come dire, la mattina per caricarci al meglio, la sera per levarci di dosso tutti gli stress della nostra vita quotidiana e poter andare a dormire sereni e non portandoci nel sonno e nel sogno gli stress irrisolti o le ansie anticipate dell'indomani, gli stress irrisolti dell'oggi e le ansie anticipate del domani. Allora, mettetevi comodi e chiudete dolcemente gli occhi, senza serrarli, tenendoli tranquillamente chiusi. E mentre ascolti la mia voce, respiri e ti rilassi sempre di più, immagina che dal tuo respiro un raggio di luce e di energia penetri al centro della tua mente, come se fosse la tua mente a respirare. Puoi mentalmente ripetere dentro di te questa semplicissima formula: serena, piacevolmente rilassata. E quando sentirai che il tuo amico inconscio ha tratto il massimo beneficio da questa esperienza, saprai che puoi riaprire gli occhi. Cosa buona? E per ultimo, ripeto, per ultimo, riapriamo gli occhi e io consiglio, sorridendo, sorridendo perché non fa male, anzi fa bene, stringiamo il pugno della nostra mano, un ancoraggio emozionale positivo, a destra, alla sinistra, anche tutte e due se vogliamo, e ad alta voce, fuori di noi, giochiamo, diciamo il nostro nome e una breve frase, tipo io sono Evaldo e sto benissimo, ognuno dica il suo nome però, non nome di un altro, sono Evaldo e sto benissimo, io sono Evaldo e ce la faccio. Ci proviamo? 3, 2, 1, profondo respiro, tratteniamo l'aria dentro io per qualche secondo, poi già tiriamo via fuori con forza, lungamente fino in fondo per il naso, poi aprendo gli occhi, stringiamo il pugno nella mano e diciamo io sono Evaldo e sto benissimo, io sono Evaldo e ce la faccio. Se lo dicessimo tutti come un solo uomo, come una sola donna, come un solo gay, però non sarebbe male. Dai, riproviamoci. 1, 2, 3. Io sono Evaldo e sto benissimo. Io sono Evaldo e ce la faccio. E aggiungiamo, alla faccia di tutti. Io ce la faccio alla faccia di tutti. Ringraziamo Evaldo Cavallaro, ringraziamo veramente di questa cosa che è stata, insomma, simpatica, istruttiva, profonda, intrigante, insomma, voglio dire, ci ha veramente fatto stare bene, insomma, anche, insomma, tutto alla fine.